Sono felice di tornare anche quest'anno. Abbiamo cominciato a parlarne già un anno fa e abbiamo avuto questa idea di sdoppiare in due il repertorio, o meglio, sdoppiare in due il pianista, per cui a Torino ci esibiamo in una cosa più classica con l'orchestra Haydn, in cui io suono la Rhapsody in Blu, e domani invece a Milano presento proprio il mio nuovo disco in piano solo, Arrivano gli alieni, che non c'entra niente con quello che si ascolta stasera. Quando io posso fare due serate in due posti meravigliosi come questi e fare due cose completamente diverse, sono un bambino felice. Ti abbiamo visto a Torino a fare le trasmissioni con la Rai, che sono state molto belle. Ci piacerebbe sapere come hai vissuto quell'esperienza. È stata dura, tanto che io ho aspettato altri 2 anni e adesso forse ricomincio a fare una cosa in Rai, anche se non abbiamo ancora le date, perché sai, è tutto da vedere, appena finita l'estate. Però insomma mi ricordo il divertimento, perché l'orchestra si divertiva soprattutto. Questa è una cosa molto rara, perché come tu sai, le orchestre sinfoniche sono a rischio glaciazione totale, paresi, rigidimento totale, ibernazione, non mi veniva. E invece loro erano molto divertiti e divertenti. Ti prepari in un modo diverso per un concerto come questo, in cui c'è il repertorio, rispetto a quello di domani sera, dove invece fai solo cose tue? Bevo un po' di meno quando devo suonare con l'orchestra, perché dobbiamo andare tutti insieme. Quando sono da solo, anche se ho bevuto di più, il tempo è mio.